Il nostro pianeta Terra è un mondo in perpetuo movimento. L'incredibile evoluzione della vita negli ultimi miliardi di anni ne è una prova inconfutabile. Tsunami, terremoti ed eruzioni vulcaniche hanno devastato e continuano a devastare parti del pianeta, modificando il mondo vivente e il volto della sua superficie. Questo ha portato alla cancellazione di continenti dalla mappa e alla scomparsa di specie come molti dinosauri. Ma la distruzione di una specie non è un fine in sé, bensì un anello di una catena evolutiva molto specifica. Gli eventi catastrofici si sono verificati fin dalla notte dei tempi e le storie di questi eventi sono state tramandate di generazione in generazione per migliaia di anni. Questo concetto di distruzione del mondo, spesso legato alla religione nella mitologia, di solito prevede che una divinità venga a punire gli esseri umani per non aver rispettato i loro principi. Ma di tutte le storie leggendarie registrate dall'inizio della vita, quella di Atlantide è la più chiacchierata. Il suo nome rappresenta, da solo, il sogno e il mistero, quasi come se nella coscienza collettiva quest'isola perduta fosse sempre esistita. Caro viaggiatore, buongiorno. Oggi esploreremo i misteri degli abissi alla ricerca della famosa città perduta di Atlantide. Prima di partire per l'avventura, pensate a mettere un like al video e a iscrivervi al canale per non perdervi nulla. Grazie a tutti e buon viaggio! Descritta dal filosofo Platone come sede di una civiltà molto avanzata, con conoscenze rivoluzionarie, l'isola di Atlantide è un vero paradiso di pace. Il clima è ideale e gli Atlantidei godono di terre fertili e di una giustizia impeccabile. Tuttavia, questo mondo meraviglioso ebbe una fine disastrosa quando scomparve sotto le acque in un giorno e una notte a seguito di un cataclisma provocato da una divinità. Oggi Atlantide continua a lasciare perplessi gli scienziati, ma rimane molto misteriosa. A volte si trovano nell'Atlantico, a volte in America, altre vedono in Sardegna i resti della città sommersa. Le teorie sull'argomento sono sempre state numerose, ma oggi nessuna di esse soddisfa la maggioranza. Ma qual è il punto di partenza delle rappresentazioni di Atlantide? Come è nata la sua storia? Questo continente scomparso è esistito davvero o è semplicemente il riflesso della fantasia di uno stile di vita idealizzato? Il filosofo greco Platone fu il primo autore a parlare di Atlantide nei suoi due dialoghi, il Timeo e il Crizia. Di certo non sospettava all'epoca che il suo racconto sarebbe stato oggetto di un appassionato dibattito più di 2000 anni dopo la sua stesura. Platone nacque ad Atene nel 428 a.C. Il filosofo proveniva da una ricca famiglia aristocratica. Platone non sarebbe il suo vero nome. Infatti, secondo la prassi delle grandi famiglie del suo paese, avrebbe dovuto ricevere il nome di suo nonno, Aristocle. Platone, che deriva da Platos, significa larghezza. Sarebbe stato quindi un soprannome datogli in riferimento al suo fisico. Epitteto lo descrive infatti come un uomo bello e robusto, con le spalle larghe. La sua forza gli sarebbe valsa due premi ai Giochi Olimpici e ai Giochi Istmici. Nonostante il fisico atletico, preferì dedicarsi alla scrittura di poesie, tragedie e versi lirici. Poi sono arrivate la pittura e la musica a completare le sue conoscenze artistiche. Fu nel 408 a.C., quando decise di lasciare Atene per arruolarsi nell'esercito, che Platone incontrò Socrate, uno dei creatori della filosofia morale. Si dice che Socrate lo abbia sorpreso a comprare armi, abbia cercato di dissuaderlo e lo abbia convinto a dedicarsi alla filosofia. Platone abbandonò quindi tutte le sue opere e l'idea di competere nella tragedia greca. Divenne poi discepolo di Socrate fino al 399 a.C., quando Socrate fu condannato a morte. Secondo Diogene Laerce, si dice che Socrate abbia fatto un sogno in cui vide un cigno sulle sue ginocchia, che si scoprì di piume e volò via.
Il giorno dopo Platone si unì a lui come discepolo e Socrate dichiarò che Platone era l'uccello che aveva visto in sogno. Platone scelse di esprimere la sua concezione della filosofia in una forma atipica, scrivendo dialoghi. In questo modo ha voluto sottolineare un aspetto essenziale della ricerca della verità. Ci vogliono più persone per andare oltre le idee particolari e raggiungere la conoscenza universale. Per Platone, il cammino verso la verità si compie quando le opinioni si mescolano, si scontrano, si oppongono e si completano a vicenda. Le prime opere scritte durante la vita di Socrate, che ha un ruolo di primo piano anche nei suoi dialoghi, riguardano la ricerca dell'essenza. Questo si riflette nelle domande di definizione: che cos'è il divino? Che cos'è il bello? Al termine di questo periodo di 9 anni di lavoro con il suo mentore, Socrate fu condannato a morte per corruzione di giovani. In effetti all'epoca era ancora vietato filosofare e questo poteva essere considerato come una diffusione di idee in città. Preoccupato per il suo destino, Platone decise di fuggire da Atene con alcuni altri discepoli e si rifugiò a Megara presso un filosofo della scuola socratica, Euclide di Megara. Da lì, grazie a varie influenze, sviluppò una propria dottrina, la teoria delle idee. Si tratta di un dualismo tra due realtà, il mondo sensibile, che cambia e si deteriora, e il mondo intelligibile, che è eterno e imperituro. Nel 387 a.C. Platone fondò ad Atene la sua scuola, che chiamò Accademia. Ha insegnato lì per 40 anni. Si studiava naturalmente la filosofia, ma anche molte scienze esatte come la matematica e l'astronomia. È stata la prima scuola organizzata come un'università, con alloggi e aule per gli studenti. La trasmissione scritta rimase quasi inesistente, tutto si basava sull'insegnamento orale. Molti filosofi famosi passarono per l'Accademia, come Aristotele, che vi rimase per 20 anni. Platone morì nel 347 a.C. all'età di 81 anni, lasciando 2 opere incompiute. Platone ha lasciato molti testi famosi come Il Convivio, Il Libro delle Leggi e Il Fedone. Lungi dall'essere le sue opere più conosciute, Il Timeo e Il Crizia occupano comunque un posto fondamentale nella sua opera. Hanno anche una cosa in comune. Entrambi trattano dell'esistenza di Atlantide. Inizialmente si trattava di una trilogia di opere che comprendeva il Timeo, il Crizia e l'Ermocrate. Tuttavia parte di essa andò perduta durante l'antichità, tanto che oggi rimangono solo il Timeo e parte del Crizia. Il pensiero greco dell'epoca poneva grande enfasi sul giusto posto dell'uomo nel cosmo. È in quest'ottica che Platone, attraverso questi 3 dialoghi, decise di affrontare le origini del mondo e dell'umanità. Anche se all'epoca questi testi non erano unanimemente accettati, fu nel XV e XVI secolo che ebbero una forte influenza sugli umanisti del Rinascimento, in particolare il Timeo. Platone ricevette un grande entusiasmo e fu visto come una delle più compiute rappresentazioni della saggezza greca. I matematici e i filosofi del tempo pensavano che il Timeo contenesse un segreto misterioso, perché il tono dei suoi dialoghi sembrava diverso dagli altri. Tutti cercano di scoprire il significato nascosto del testo. Il Timeo, prima parte della trilogia, si apre con un generoso discorso che descrive le origini dell'uomo e dell'universo. Ci si potrebbe chiedere cosa abbia a che fare con Atlantide, ma in realtà il tema è naturalmente rilevante fin dall'inizio del testo. Il Timeo inizia spiegando che il giorno prima Socrate aveva conversato di politica con 3 dei suoi ospiti, Timeo, Crizia ed Ermocrate. Socrate aveva descritto quello che per lui era lo Stato con le migliori leggi e il miglior modo di governare. All'inizio del dialogo, Socrate rivede i suoi amici e si chiede se la Costituzione che aveva immaginato il giorno prima sia un'organizzazione che può esistere davvero.
Invita quindi i suoi tre interlocutori a esprimere la loro opinione. Critica è il primo a parlare. Spiega che quando aveva 10 anni ha ascoltato una storia sconfortante dal nonno novantenne. Quest'ultimo l'aveva saputo da suo padre, Dropide, che era stato un amico intimo di Solone. Solone era un poeta e statista ateniese, uno dei 7 saggi della Grecia. È considerato l'artefice della democrazia ad Atene e fu responsabile di molte riforme che ampliarono il ruolo della classe popolare nella politica ateniese. Così Solone rivelò a Dropide che, di ritorno dall'Egitto, un vecchio sacerdote egiziano gli aveva detto che Atene aveva avuto le migliori istituzioni politiche 9.000 anni prima. Aveva l'esercito più valoroso e aveva ottenuto grandi risultati. Il sacerdote disse a Solone che qui conservava molti scritti relativi a grandi imprese che suscitavano ammirazione. All'epoca, infatti, gli Egizi non avevano visto le loro terre devastate da inondazioni o terremoti, per cui erano in possesso di documenti scritti del passato. Il sacerdote parlò di un'azione che aveva superato tutte le altre per grandezza ed eroismo. I monumenti scritti descrivono che la città un tempo distrusse una enorme potenza che marciava insolente su tutta l'Europa e l'Asia, proveniente da un altro mondo nell'Oceano Atlantico. Secondo le descrizioni di questo sacerdote egizio, al di là delle colonne d'Ercole, o più comunemente chiamato Stretto di Gibilterra, emerse una grande isola chiamata Atlantide. Era grande come un continente, molto più grande della Libia e dell'Asia messe insieme. Da quest'isola si poteva accedere ad altre isole e poi all'intero continente. Critica ci dice che su Atlantide regnavano re molto potenti che avevano sotto il loro controllo l'intera isola e alcune parti del continente come l'Europa, la Libia e l'Egitto. Ma la coraggiosa Atene non la vedeva così. Il suo esercito combatté contro l'invasione degli Atlantidei per fermare la schiavitù e dare piena libertà a tutti gli uomini al di là delle colonne d'Ercole. In seguito Crizia descrisse un esito brutale. Grandi terremoti e inondazioni avevano inghiottito l'isola di Atlantide e la sua popolazione in un solo giorno e in una sola notte. A queste ultime parole Critias interruppe la conversazione, ma promise di tornare sull'argomento il giorno successivo, dal momento che gli uomini avevano già programmato di incontrarsi di nuovo. È così che nei Critia riprenderà i primi elementi consegnati dettagliandoli ulteriormente. Per concludere il dialogo, Timeo, il più dotto di tutti in matematica e astronomia, decide di affrontare un argomento completamente diverso. Per quasi 100 pagine esprime la sua opinione sulla formazione dell'universo e sulla formazione dell'uomo. Egli dimostra che la costruzione di leggi e costituzioni umane deve avvenire in continuità con le leggi naturali. È facile capire perché, dopo un così lungo monologo, il testo porti il suo nome. Il Critia è la continuazione del Timeo. Come concordato, i 4 uomini si incontrano di nuovo il giorno successivo per continuare i loro scambi. Poiché nel primo testo Timeo aveva monopolizzato a lungo la parola, questa volta è Critias che inizia a parlare. Come annunciato il giorno precedente, Critias porterà oggi ulteriori dettagli sul tema della rivalità tra Atlantide e Atene delle origini. Sceglie di descrivere ogni persona separatamente per contestualizzare la lotta tra i due. A quel tempo gli dei avevano condiviso la terra senza alcuna disputa. A ciascuno è stata data una terra in cui stabilirsi e di cui prendersi cura. Ciascuno degli dei si prendeva cura delle persone che vivevano nella sua terra. Critia lo paragona addirittura a un pastore con il suo gregge di pecore, ma senza dover usare la violenza. Come abili piloti, gli dei usavano la persuasione per dirigere e guidare gli uomini. Critica afferma che sono Vulcano e Minerva i responsabili della Grecia e quindi di Atene. In questa civiltà anche le donne erano coinvolte nell'attività bellica, poiché gli dei ritenevano che sia gli uomini che le donne potessero esercitare naturalmente le facoltà insite nella specie.
Esistevano diverse classi di uomini che si dedicavano ai mestieri e all'agricoltura. I guerrieri, invece, erano considerati uomini divini e vivevano separati. Esigevano dagli altri cittadini solo il necessario per vivere e provvedere alle proprie famiglie. Vivevano da soli sulla cima, intorno al tempio di Minerva e di Vulcano. I braccianti e gli artigiani erano ai lati. Anche Crizia descrive la città come era all'epoca e insiste sul fatto che gli abitanti non erano né poveri né ricchi, ma si accontentavano, generazione dopo generazione, dello stretto necessario per vivere. Questi uomini governarono la città e la Grecia con giustizia e furono ammirati in tutta Europa e in Asia. Dopo questa presentazione del popolo ateniese, Critica segue un lungo discorso in cui si sofferma a lungo su Atlantide, riprendendo le basi della sua storia. Quando il mondo fu diviso tra gli dèi, Atlantide fu affidata a Poseidone, noto anche come Nettuno, dio dei mari, degli oceani, delle sorgenti e dei terremoti. Secondo Crizia, Poseidone stabilì i suoi figli, avuti da una donna mortale, su una parte dell'isola. Poco più in là viveva una coppia, Eleonora e Leucippo, con la figlia Cito, ormai in età da matrimonio. Poseidone si innamorò perdutamente di lei e decise di sposarla. Con l'intenzione di isolare la coppia, fece scavare un fossato e lo riempì d'acqua intorno alla collina dove viveva Clito. Poiché l'arte della navigazione era ancora sconosciuta, questa parte era diventata inaccessibile. Ma con i suoi poteri divini, Poseidone rese l'isola più bella di quanto avrebbe dovuto essere e la trasformò in un piccolo paradiso dove la vita era buona e dove crescevano in abbondanza ricchi frutti e verdure. Critica aggiunge che Poseidone fece sgorgare due sorgenti, una calda e una fredda. Negli anni successivi, Clito partorì 5 volte due gemelli maschi. L'isola fu quindi divisa in 10 parti e Poseidone diede al figlio maggiore la parte della madre con tutta la campagna circostante. Questo figlio divenne re su tutti i suoi fratelli e fu chiamato Atlante. Anche i suoi 9 fratelli furono nominati sovrani di un paese dell'isola. La sovranità di Atlante fu trasmessa di generazione in generazione. Il discendente più anziano salì al trono e il potere rimase alla famiglia per molti secoli. Sull'isola, gli Atlantidei producevano tutto ciò di cui avevano bisogno per soddisfare le loro esigenze, sia in termini di cibo che di materiali. Crizia parla di un metallo, l'oricalco, il più prezioso di tutti dopo l'oro, che veniva prodotto in quantità su Atlantide. L'isola traboccava quindi di tesori della natura e mai prima d'ora si era posseduta tanta ricchezza. Con tutte queste eccezionali risorse, il popolo costruì importanti infrastrutture come templi, palazzi e porti. Costruirono ponti per creare traffico tra l'isola reale e il resto del continente. Critica spiega anche che l'isola era di una bellezza mozzafiato e che ogni re successivo si dedicava a rendere la residenza reale ancora più bella. Tutte queste costruzioni sono state realizzate con pietre trovate scavando nei lati dell'isola. L'architettura era adornata di neri e rossi per deliziare l'occhio. Critica continua a dirci che al centro del continente c'era il tempio di Poseidone e Clito. Circondata da mura e ornata di oro, argento, avorio e oricalco, la loro residenza simboleggiava abbondanza, lusso e bellezza. Ogni anno le 10 province dell'impero facevano offerte alle loro 2 divinità. Il terreno era presumibilmente molto alto sul mare. La cura di tutti i re che si sono succeduti ha reso la terra fertile e ha creato un'organizzazione che consente 2 raccolti all'anno. La natura circostante era maestosa. A nord, grandi e bellissime montagne circondavano l'isola e proteggevano il territorio. I prati irrigati da laghi e fiumi garantivano il pascolo per gli animali e le foreste offrivano una varietà di legni e specie per molte arti.
Nei Crizia leggiamo che i re Atlantidei praticavano un rituale in cui sacrificavano tori. Ogni 5 o 6 anni si riunivano per deliberare se uno di loro avesse trasgredito una legge e lo giudicavano. Al centro del tempio di Poseidone si trovava la colonna di Atlante su cui sono incise le leggi. Questa colonna, che rappresenta il re Atlante, si dice che sorregga il cielo, alludendo al fatto che la società si basa sull'applicazione della legge e sulla giustizia. Critica spiega che i 10 re devono inseguire un toro libero nel tempio solo con corde e bastoni. Il toro doveva poi essere macellato in cima alla colonna, a simboleggiare il loro impegno a governare in modo equo, senza corruzione. Si raccolse anche una coppa di sangue di toro e tutti giurarono di non deviare dalle leggi e di punire chi non l'avesse fatto. Attraverso questo lungo rituale, i re si impegnavano a rimanere moderati ed equilibrati e a non pervertirsi. Seguirono diverse generazioni durante le quali gli Atlantidei rimasero umili, non apprezzando la loro ricchezza e non lasciandosi turbare dall'opulenza. Tuttavia Crizia ci dice che arrivò un momento in cui gli Atlantidei si lasciarono dominare dal desiderio di diventare ancora più potenti e ricchi. Il sacerdote egizio riferì a Solone che Atene aveva sconfitto gli invasori Atlantidei e aveva dato la libertà a tutti i paesi all'interno delle colonne d'Ercole. A seguito di ciò, Giove, il padrone degli dei che governa la terra, il cielo e tutti gli esseri viventi, volle punire il popolo atlantideo per le sue deviazioni, al fine di renderlo più saggio. Crizia ci dice che Giove riunì tutti gli dei nel santuario del cielo e dice: così si conclude il Crizia, interrotto a metà della frase. Platone non dà un accenno a ciò che Giove ha detto loro, lasciando dubbi, curiosità e frustrazione nella mente del popolo. Il Timeo rivela tuttavia che si verificarono terremoti e inondazioni straordinarie che devastarono l'intera isola in un solo giorno e in una sola notte. Sebbene l'esistenza di una vera Atlantide, così come descritta da Platone, lasci molte perplessità, gli studiosi si sono comunque schierati a favore delle teorie esposte nel Timeo e nel Crizia. Pur essendo prive di prove, queste persone hanno sostenuto la loro tesi con testi e studi approfonditi, confidando nei progressi scientifici per relegare la testimonianza di Platone alla realtà. Tre teorie si sono distinte con forza: quella di Bacon, quella di Blavatsky e quella di Donnelly. Il primo filosofo ad affrontare la questione di Atlantide dopo Platone fu Francesco Bacone. Nato nel 1561 a Londra, questo scienziato, filosofo e statista inglese è stato uno dei pionieri dell'approccio scientifico moderno. Difendeva l'idea che fosse necessario costruire una scienza utile all'uomo attraverso tecniche di dominio della natura. Secondo Bacone, è necessario liberare l'intelletto dai pregiudizi che limitano il pensiero. Ha esaminato la leggenda della città sommersa nel suo libro La Nuova Atlantide. Per il filosofo, la storia del continente coincide con quella dell'America e più in particolare con quella dell'attuale Brasile. Il suo livello di civiltà sarebbe stato molto più alto nel lontano passato di quanto non lo fosse nel XVII secolo. Secondo Bacone, Atlantide fu vittima di un diluvio che si verificò 1000 anni dopo il diluvio universale. I sopravvissuti che si salvarono ripopolarono gradualmente l'intero continente. Nella Nuova Atlantide, i marinai, deviati dalla rotta a causa di forti venti, si arenarono in una regione inesplorata, l'isola di Ben Salem. Questa regione è un luogo straordinario e tollerante. La qualità della vita e il benessere che ne deriva portano serenità, cortesia e rispetto agli abitanti di questa nuova Atlantide. L'approccio di Bacon non ci permette di localizzare Atlantide, ma fornisce una diversa visione concreta del modello di perfezione che si cerca da molto tempo. Elena Petrovna Blavatsky nacque nel 1831 in Ucraina.
È uno dei membri fondatori della società teosofica e di una corrente esoterica chiamata teosofia, una forma di ricerca spirituale in cui tutte le religioni e le filosofie hanno un aspetto di una verità più comune. Il suo motto è che non c'è religione superiore alla verità. Elena Blavatsky scrisse molti libri, di cui sosteneva di non essere l'autrice poiché aveva solo trascritto su carta ciò che le era stato dettato telepaticamente. Tutti sono caratterizzati da una profonda spiritualità, rafforzata dalla fede nella tradizione spiritualista e nel sincretismo religioso. Grazie al suo dono per i contatti con il soprannaturale, la Blavatsky comprese che gli Atlantidei costituivano la quarta delle sette grandi razze apparse una dopo l'altra sui nostri continenti. Furono loro a vivere nell'attuale America dal 1 milione all'80.000 avanti Cristo. Per lei, la razza Atlantidea è alla base delle grandi civiltà occidentali, la più brillante delle quali sarebbe stata la civiltà Tolteca, inventrice della telepatia e degli aerei a reazione. Al loro apice gli Atlantidei caddero in decadenza e le punizioni degli dei si abbatterono su di loro attraverso terremoti, maremoti e diluvi. È quindi lecito supporre che la catastrofe citata da Platone fosse l'ultima di una serie di eventi meno distruttivi. Ignatius Donnelly è uno scrittore nato a Filadelfia nel 1831. Questo singolare scienziato è noto soprattutto per le sue teorie su Atlantide, che considera una civiltà antidiluviana. Per Donnelly esistono prove che confermano la diffusione della cultura atlantidea e ne parla nel suo libro Atlantide, il mondo antidiluviano. Per lui gli Atlantidei sono i creatori delle nostre arti e scienze, perché il nuovo mondo e il vecchio mondo hanno molte somiglianze. Egli afferma che gli Atlantidei viaggiavano molto, padroneggiavano la bussola e percorrevano gli oceani. In seguito a un cataclisma, solo pochi sopravvissuti trovarono rifugio nel continente americano, prima di disperdersi in tutto il mondo per fondare numerose civiltà, come in India, America Centrale ed Egitto. Donnelly sottolinea anche che lo stile di vita e il funzionamento dei faraoni erano quasi identici a quelli degli Atlantidei. Atlantide è stata descritta essere grande come un continente. Al centro aveva una vasta pianura lunga 550 km e larga 370 km. La terra era ricca e fertile e la vita sul continente era buona. Oltre alle descrizioni di Platone, altri autori hanno scritto sulla vita degli Atlantidei. Tre personaggi hanno una notevole importanza nella storia delle fondazioni di Atlantide: Poseidone, Clito e Atlante. Figlio di Crono e di Rea, Poseidone è associato a Nettuno in epoca romana. Questa divinità marina è uno dei 12 Olimpi, divinità immortali che risiedevano sull'Olimpo, ed è fratello di Zeus e Ade. In una battaglia contro i Titani e i Giganti, Poseidone si schierò con Zeus e uccise Polibote, un gigante. Così, dopo la vittoria, il padre divise il mondo in tre parti. A Zeus toccò il vasto cielo, ad Ade l'oscurità degli inferi. A Poseidone fu affidato l'impero delle acque, sia dolci che salate. Divenne così il dio del mare, degli oceani, della navigazione, delle tempeste e dei terremoti. Tuttavia Poseidone ha un potere sulla terra, è in grado di farla tremare al punto da spaventare suo fratello Ade, che teme che la volta degli inferi crolli. L'accessorio che lo simboleggia maggiormente è il tridente, un'arma tradizionalmente usata per catturare grandi pesci. Sui monumenti è spesso rappresentato con il tridente. Poseidone usa quest'arma per sollevare il mare e distruggere rocce, montagne e cittadelle, o per far sgorgare sorgenti. Secondo Platone, a Poseidone fu affidato il regno di Atlantide.
Clito, che significa l'illustre o la bella, era la moglie di Poseidone secondo i dialoghi platonici. Nativa di Atlantide, Clito partorì 5 gemelli maschi. Ogni coppia era composta da un bambino più grande e uno più piccolo. Il più grande di tutti si chiamava Atlante. Alla sua morte, Clito ricevette un tempio sacro a suo nome e a quello di Poseidone. Atlante era il figlio maggiore del dio Poseidone e del mortale Clito. Dal suo nome Atlante, la cui etimologia rimane misteriosa, è derivato il nome dell'isola Atlantide e quello dell'oceano che la circonda, l'Oceano Atlantico. Quando Poseidone divise Atlantide in 10 parti tra i suoi figli, Atlante divenne il re della capitale e della sua città. Prese quindi possesso del centro dell'isola, la parte più grande e ricca del regno, dove si trovava la casa di sua madre. Il regno di Atlante si riferisce all'età dell'oro di Atlantide. Gli Atlantidei, abitanti di Atlantide, erano persone piene di virtù e autenticità. Il loro modo di dispensare la giustizia e l'organizzazione dei loro paesi ne sono la prova. La qualità del loro equipaggiamento dimostrava un'intelligenza superiore. In effetti, gli Atlantidei avevano sviluppato tecniche molto avanzate e costruito infrastrutture particolarmente avanzate. Vivevano nel lusso e nell'abbondanza. Tuttavia, questa eccessiva ricchezza avrebbe avuto la meglio sul popolo atlantideo. Ossessionati dall'idea di volere sempre di più, decisero di conquistare altre terre nel tentativo di dominare il loro popolo e di aumentare ancora di più la loro ricchezza. Ma Giove non vede di buon occhio questo comportamento, che è contrario alle regole stabilite fin dall'inizio dei tempi. Così, dopo la sconfitta degli Atlantidei da parte di Atene, Giove provocò un cataclisma apocalittico che portò alla caduta e alla scomparsa di Atlantide e di tutta la sua popolazione. Il Crizia rivela che gli Atlantidei avevano abbondanti ricchezze. Sebbene acquistassero alcuni beni al di fuori della città, la maggior parte di ciò di cui avevano bisogno era prodotta e disponibile sul continente, e fu proprio questo punto a renderla una così grande potenza. Grazie al clima favorevole, gli Atlantidei potevano raccogliere 2 volte l'anno. In estate la terra veniva irrigata con l'acqua dei canali e Giove portava l'acqua in inverno per rendere la terra fertile. La produzione è stata quindi considerevole. C'erano tutti i tipi di piante, erbe, profumi, radici, frutta e verdura. Quello che gli Atlantidei chiamano il frutto della vite servirà a produrre un cibo solido, come lo chiamano loro. L'isola, grazie alla sua natura rigogliosa, era in grado di ospitare molte specie di animali, sia domestici che selvatici, tra cui gli elefanti, che erano ampiamente rappresentati. Le città erano irrigate da laghi e fiumi e circondate da pianure che fornivano ottimi pascoli per gli animali. 2 notevoli sorgenti calde e fredde erano circondate da alberi ed edifici adeguati alla bellezza del luogo. Venivano messe a disposizione cisterne diverse a seconda della posizione di ogni persona in città, famiglia reale, individui o animali. Gli Atlantidei erano in grado di estrarre dalle miniere tutti i metalli, duri o malleabili, compreso l'oricalco, il secondo metallo più prezioso dopo l'oro. L'oricarucon è una lega antica e preziosa citata da Platone nelle Critiche. Tradotto dal greco antico, oricalcum significa letteralmente rame delle montagne. Si tratta di un elemento enigmatico nella leggenda di Atlantide, poiché a tutt'oggi non è mai stata trovata traccia di questo metallo. Platone vi fa riferimento nella descrizione delle strutture di Atlantide. Si dice che Oricarucon abbia formato il muro di cinta della capitale e del tempio di Poseidone. Inoltre, la colonna magisteriale al centro del tempio, su cui sono iscritte le leggi, sarebbe anch'essa in oricalco. Poiché i testi antichi non hanno lasciato una formula precisa per questa lega, è difficile oggi certificarne la presenza. Alcune scoperte si avvicinano a questo metallo, ma nulla è provato.
nemmeno la sua esistenza. Gli Atlantidei avevano scoperto sulla loro isola la presenza di cristallo di quarzo chiamato biossido di silicio. Hanno padroneggiato alla perfezione l'uso di questo minerale. Utilizzando le radiazioni invisibili emanate dal cristallo di quarzo, gli Atlantidei erano in grado di far funzionare numerosi dispositivi di fenomenale potenza. Medici e guaritori lo usavano per le loro cure, i guerrieri lo usavano come arma, altri scienziati lo usavano per contattare varie intelligenze dell'universo. Posizionati in cima agli edifici, i cristalli di quarzo potevano concentrare e accumulare il calore per far funzionare la rete di trasporto e fornire luce all'intero paese. Utilizzavano anche lenti di cristallo di quarzo molto grandi per trasformare i raggi solari in energia liquida che veniva poi utilizzata come combustibile. Grazie a questa ricchezza, gli Atlantidei poterono sviluppare l'isola come volevano. Innanzitutto costruirono ponti per rendere il loro continente accessibile al Tempio Reale e al resto del mondo. La residenza reale rimase dove Poseidone e Clito si erano stabiliti al loro arrivo sull'isola. Questa casa è stata poi tramandata di discendente in discendente. Gli Atlantidei scavarono un grande canale in modo che anche le navi più grandi potessero raggiungere la terraferma. Mercanti e commercianti arrivavano da ogni dove, giorno e notte. Il porto più grande era addirittura noto per il suo rumore assordante e le sue chiacchiere. Intorno alla residenza reale fu costruito un triplice muro. L'architettura è stata ben organizzata con le pietre nere, bianche e rosse, raccolte sotto la periferia dell'isola centrale. Spesso venivano aggiunti metalli per dare lucentezza. Al centro dell'acropoli si poteva vedere il tempio sacro di Clito e Poseidone, sbarrato da un recinto dorato. Era proprio in questo punto che gli Atlantidei venivano a offrire ogni anno le primizie in sacrificio. Il santuario di Poseidone era ricoperto d'argento e d'oro. Il suo interno fu realizzato in avorio, argento, oro e oricalco e vi furono erette numerose statue. All'esterno, tutti intorno al santuario, erano rappresentate in oro le immagini dei 10 re e delle loro mogli. Gli Atlantidei avevano templi e giardini in onore del loro dio. Inoltre disponevano di palestre per uomini e cavalli e di un ippodromo. Fin dall'inizio, la Mirizia fornisce pochi dettagli sulla caduta di Atlantide, se non che Giove, adirato per il comportamento da conquistatore degli Atlantidei, convocò gli dei e disse loro alcune parole di cui non conosciamo il contenuto, poiché Platone smise di scrivere in quel momento. Ma il Timeo rivela che l'isola di Atlantide era stata improvvisamente sommersa da inondazioni e aveva subito terremoti che l'avevano portata a perdersi in un'eterna sparizione. Esiste un legame tra le intenzioni di Giove e il cataclisma apocalittico che colpì Atlantide? La caduta di Atlantide ha dato origine a molte interpretazioni e storie da parte di autori e scienziati. Tra questi, il mito di Atlantide ispirò profondamente Edgar Cayce. Conosciuto come il profeta del sonno, Edgar Cayce è uno dei più grandi medium e guaritori. Nato negli Stati Uniti, è profondamente religioso e possiede doni psichici fin dall'infanzia. In effetti, Cayce era solito dare letture sotto ipnosi, attraverso le quali diagnosticava la malattia di persone che non aveva mai visto e proponeva un trattamento. È durante le sue letture che iniziò a descrivere Atlantide in modo molto dettagliato, poiché sosteneva di essere stato lui stesso un Atlantideo. Ha descritto il continente e ha rievocato la sua vita precedente. La sua versione non coincide con quella di Platone. In effetti, Cayce descrive un enorme continente che si estende dall'Europa al Golfo del Messico. Predisse che i resti di un tempio atlantideo sarebbero stati trovati alle Bahamas. La particolarità di Cayce è che insisteva molto sulla superiorità del popolo atlantideo, in particolare grazie ai cristalli di fuoco.
Secondo il profeta, avevano accesso a una tecnologia avanzata con laser, navi volanti, trasmissioni elettroniche e soprattutto una macchina antigravitazionale. È proprio abusando delle loro tecnologie scientifiche. Come sacerdote atlantideo in una vita precedente, Case affermò di aver assistito all'affondamento del continente. Secondo il profeta, Atlantide avrebbe subito 3 cosiddette catastrofi nucleari, dovute al cattivo uso dell'energia a disposizione degli Atlantidei. La prima catastrofe avrebbe avuto luogo nel 50.000 a.C. Gli Atlantidei, volendo proteggersi da enormi animali che erano arrivati a infestare la Terra, avrebbero usato dei prodotti e provocato un'enorme esplosione. Il secondo evento ha coinvolto un cristallo molto potente che ha concentrato l'energia solare e ha causato ancora una volta un'esplosione. Atlantide iniziò quindi a subire un graduale inghiottimento che si concluse con una terza esplosione atomica intorno al 10.000 a.C. Si dice che l'uso incontrollato di misteriose energie cosmiche abbia fatto tremare la Terra e sprofondare Atlantide sul fondo dell'oceano. Per affermare le ragioni precise della caduta di Atlantide è indispensabile tenere conto della sua ubicazione, che non è ancora scontata, anche se sono già state avanzate ipotesi concrete. Tuttavia, grazie ai progressi dell'archeologia, sappiamo che in alcuni periodi molto lontani la Terra ha subito grandi cataclismi naturali, causando la distruzione di interi paesi e cambiando il suo aspetto. Nel XX secolo è stata avanzata la teoria della tettonica a placche. Questo modello scientifico spiega la dinamica globale dell'involucro rigido della superficie terrestre. 600 milioni di anni fa, un supercontinente chiamato Rodinia si spezzò in blocchi che poi si spostarono per diversi milioni di anni fino a unirsi per formare gli attuali continenti. Secondo gli scienziati, negli ultimi 4 miliardi di anni ci sono state 5 distruzioni di tutte le forme di vita. L'ultima di queste distruzioni avvenne 65 milioni di anni fa, probabilmente a causa del famoso impatto di un asteroide nella provincia dello Yucatan che causò la scomparsa di molti dinosauri. Un terremoto è un insieme di vibrazioni della superficie terrestre che hanno origine dalla frattura delle rocce in profondità. Come i vulcani, i terremoti sono fenomeni legati all'attività interna della Terra. I due fenomeni sono infatti collegati. Ogni anno il nostro pianeta è colpito da 50.000 terremoti. Sebbene solo l'1% di essi rappresenti un pericolo reale, le conseguenze, quando raggiungono le aree abitate, sono colossali. La regione dello stretto di Gibilterra è soggetto a un'elevata attività sismica. Nel 1755, dopo una scossa sismica che scosse Lisbona, la popolazione vide l'oceano ritirarsi improvvisamente, per poi tornare 40 minuti dopo come un enorme muro d'acqua che travolgeva tutto ciò che incontrava. Questo disastro causò quasi 100.000 vittime. Ciò che accadde quel giorno riecheggia il racconto di Solone sulla distruzione di Atlantide. In passato, la distruzione causata da un'eruzione vulcanica era legata, nella mente degli uomini, al soprannaturale e allo straordinario. Un'eruzione vulcanica si verifica quando la lava e i gas vengono rilasciati da un vulcano, spesso in modo esplosivo. I vulcani si trovano più spesso dove le placche tettoniche si incontrano o si allontanano. Dalla fine del XVIII secolo questo fenomeno geologico ha causato 250.000 morti, il 70% dei quali in sole 4 eruzioni. L'eruzione vulcanica che più ha lasciato il segno nella memoria delle persone è quella di Pompei, un'antica città italiana completamente distrutta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Questa è una prova concreta del potere distruttivo della natura. Da tempo immemorabile, gli uomini considerano il cielo come il dominio degli dei che manifestano i loro stati d'animo attraverso i fenomeni atmosferici. Pertanto gli effetti naturali celesti erano percepiti come l'ira degli dei.
Le comete sono stelle con un nucleo luminoso e una scia gassosa. Sono state interpretate come un segno premonitore di un cataclisma futuro. In passato, gli scienziati non disponevano delle moderne tecniche astronomiche che oggi consentono di definire la massa della cometa, la sua traiettoria o la sua morfologia. Negli ultimi 2200 anni, più di 800 comete hanno visitato il Sistema Solare senza causare alcun danno. Tuttavia, nel luglio 1994, una cometa disintegrata si è schiantata su Giove in più di 20 frammenti. Misurando ciascuno 1,5 km di diametro e viaggiando a una velocità di 3.000 km all'ora, le conseguenze di un eventuale contatto con la Terra sarebbero state catastrofiche. Gli scienziati non sono convinti che la caduta di Atlantide sia legata alla caduta dei corpi celesti, ma alcuni atlantidei sono convinti che la Terra sia stata colpita da una cometa, causando un'inversione dei poli, un diluvio universale e la distruzione di Atlantide. Le meteoriti sono frammenti di corpi celesti che raggiungono la crosta terrestre. È ancora leggermente più probabile che si verifichino nella comunità scientifica. Infatti, circa 5.000 anni fa, un grande meteorite di 200 metri di diametro e che si muoveva a una velocità di circa 30 km al secondo cadde sulla Terra, provocando terremoti e un'onda alta decine di metri che distrusse tutto ciò che incontrava sul suo cammino. Tonnellate di rifiuti sono state sollevate a centinaia di metri di altezza, impedendo il passaggio della luce. Senza luce solare, la temperatura si abbassò e la Terra divenne sterile. Un simile evento potrebbe teoricamente essersi verificato ad Atlantide, ma in assenza di prove archeologiche e geologiche resta impossibile confermarlo. Nel Timeo, Platone rivela un'informazione significativa sulla posizione geografica di Atlantide. A quel tempo, infatti, era possibile attraversare questo mare. Aveva un'isola di fronte a questo passaggio che voi chiamate, a vostro dire, le colonne di Eracle. Queste famose colonne, altrimenti note con il nome latino di Colonna d'Ercole, rappresentano simbolicamente le due montagne che delimitano lo stretto di Gibilterra. Fu Diodoro di Sicilia, storico greco del primo secolo a.C., a dare origine alla leggenda secondo cui Ercole avrebbe usato la sua forza per tagliare un sentiero attraverso la montagna, un tempo chiamata Atlante. In questo modo creò lo stretto di Gibilterra e collegò il mar Mediterraneo all'oceano Atlantico. Situato nel sud della Spagna e nel nord del Marocco, lo stretto di Gibilterra è l'unico passaggio marittimo che collega il mar Mediterraneo all'oceano Atlantico. La sua larghezza varia tra i 14 km di Tarifa e Punta Cires e i 60 km da Capo Trafalgar a Capo Spartel. Lo stretto raggiunge una profondità di 1000 metri. L'esistenza dello stretto di Gibilterra è direttamente collegata alla tettonica a placche che ha modellato il paesaggio terrestre fin dalle sue origini. In superficie, l'acqua dell'oceano, meno salata, sarà più leggera e tenderà a scorrere verso il Mediterraneo, mentre l'acqua del mare, più densa, provocherà una corrente in direzione opposta sul fondo. Questa corrente sotterranea fu utilizzata durante la Prima Guerra Mondiale dai sommergibilisti tedeschi per farsi trasportare, a motori spenti, senza essere notati dalle autorità britanniche di stanza, a Gibilterra. Jacques Collina Girard, geologo e preistorico francese, docente all'Università di Aix-en-Provence, ha lavorato a lungo per confermare l'ipotesi che Atlantide si trovasse effettivamente dove diceva Platone, di fronte alle colonne d'Ercole. Infatti, mentre stava effettuando un'esplorazione geologica in Marocco, senza alcun legame con Atlantide, scoprì all'uscita dello stretto un alto fondale che culminava a meno 55 metri. Esclamò con aria un po' provocatoria: «Ma questa è Atlantide!» Questo è stato l'inizio di un lungo processo che ha coinvolto diverse discipline, come la geologia, l'etnologia, la psicologia e la paleoclimatologia. Jacques Collina Girard ha basato la sua ricerca sul livello medio del mare verso la fine dell'era glaciale.
I dati raccolti sulle barriere coralline dimostrano che le coste della punta più meridionale della Spagna e della regione di Gibilterra erano più basse di 130 metri rispetto a oggi, 19.000 anni fa. Pertanto, a quel tempo, c'era un arcipelago nel mezzo dello stretto, che ora è sommerso. Lo scienziato insiste sul fatto che, sebbene gli archeologi abbiano girato il mondo alla ricerca di Atlantide, nessuno si è mai preso il tempo di stabilire le proprie ricerche proprio nel luogo in cui Platone l'aveva collocata, di fronte alle colonne d'Ercole. Rispetto alla scoperta dell'archeologo, alcuni fatti citati da Platone nei suoi dialoghi non coincidono. Anche se un'isola fosse stata effettivamente presente in quel luogo, sarebbe stata più piccola di quanto detto da Platone. Platone sosteneva che Atlantide fosse molto più grande della Libia e dell'Asia messe insieme, mentre l'isola scoperta da Jacques Collina Girard misura 14 km per 5 km. D'altra parte, in termini di dati geografici, gli elementi concordano: il luogo, la data di affondamento, le cause della catastrofe. Confermato dai sedimenti del nucleo, ci sono stati effettivamente grandi terremoti 12.000 anni fa. Athanasius Kircher, sacerdote gesuita tedesco e uno dei più importanti scienziati del periodo barocco, fu uno dei primi a raffigurare quella che poteva essere la città sommersa di Atlantide. Scrisse di geologia e speleologia, cercando di analizzare i fenomeni vulcanici e i terremoti. Analizza i fenomeni di erosione, immersione ed emersione ed è convinto che la Terra contenga cavità sotterranee e vulcani. Da tutti questi dati propose una mappa della Terra dell'antichità in cui rappresentò Atlantide. La sua mappa, troppo casuale e non basata su alcun dato scientifico, fu lasciata da parte per alcuni decenni. Boris de Saint-Vincent, biologo e geografo, nel 1803, si ispirò all'ipotesi di Kircher per illustrare la sua teoria e per elaborare una nuova mappa in cui Atlantide sarebbe stata localizzata nell'Africa occidentale. Secondo lui, le Azzorre, Madeira e le Canarie sarebbero i resti della mitica isola. Alla fine del XIX secolo, un'esplorazione delle acque basse vicino alle Azzorre ha mostrato l'esistenza di una catena montuosa sottomarina come zona di frattura della crosta terrestre che potrebbe contenere numerosi vulcani. Santorini è un'isola greca nel Mar Egeo, conosciuta anche come Tera, è l'isola più grande di un piccolo arcipelago vulcanico composto da altre quattro isole, l'arcipelago di Santorini. Situata a circa 110 km a sud di Creta, Santorini è una delle isole più spettacolari al mondo per la sua bellezza naturale ed è una delle principali destinazioni turistiche della Grecia. Si dice che il suo primo nome fosse Calliste, che significa la più bella. In seguito fu ribattezzata Tera, in onore del colonizzatore dorico Teras. La sua estrema vulnerabilità è anche al centro delle cronache, in quanto è uno dei 16 vulcani del decennio, designati nell'ambito del decennio internazionale per la riduzione dei disastri naturali delle Nazioni Unite. L'isola si trova sull'arco vulcanico che si estende dall'ovest della penisola iberica al Caucaso. Questo arco di fuoco è il risultato dello scontro tra placche tettoniche, ma più precisamente dello scivolamento della placca africana sotto quella eurasiatica. La geologia di Santorini è quindi molto complessa. Negli ultimi 400.000 anni, l'arcipelago di Santorini ha subito una dozzina di eruzioni maggiori e una notevole quantità di eruzioni minori. Il vulcano si manifesta di tanto in tanto, ricordando all'uomo che la natura è l'unica padrona di quest'isola. L'ultima eruzione risale al 1956, quando un terremoto uccise circa 50 persone e distrusse più di 2.000 case. Ma questo non è paragonabile all'eruzione cataclismatica avvenuta tra il 1650 e il 1500 avanti Cristo. Fondata nel 2000 avanti Cristo, la città di Acrotiri era un sito prospero con una forte influenza minoica. Fu sepolta sotto uno spesso strato di cenere nel 1600 a.C. Durante l'eruzione vulcanica,
Dal 1967 gli scavi hanno portato alla luce i resti di un complesso molto avanzato di edifici, piazze e grandi ville, spesso costruite su più piani e decorate con notevoli pitture murali. Le case erano collegate a un sistema fognario e dotate di acqua calda e fredda. Gli oggetti rinvenuti durante gli scavi testimoniano i legami commerciali con paesi come l'Egitto, la Libia e la Siria. La cosa più sorprendente è che non è stato trovato alcun corpo umano tra le rovine. Gli scienziati ipotizzano che prima del cataclisma si sia verificata una piccola eruzione che ha messo in allarme gli abitanti. Questo avrebbe permesso alla popolazione di evacuare prima della seconda devastante eruzione avvenuta due mesi dopo. L'eruzione avvenne su un isolotto al centro dell'isola, vicino all'attuale Nea Kameni. I geologi stimano che questa eruzione sia stata una delle più violente degli ultimi 5.000 anni, facendo sprofondare la regione nell'oscurità per un raggio di 600 km per due giorni interi. Si dice che Atlantide sia stata immersa nell'oscurità per 7 giorni. L'esplosione di Santorini ha prodotto una colonna di ejecta alta 40 km, i cui detriti si sono sparsi in mezzo ai mari Egeo e Mediterraneo. L'acqua del mare che si è riversata nel cratere si è trasformata in vapore. Il volume dell'ejecta è stato stimato in 65 km3. All'eruzione seguì un enorme tsunami. Dopo che le acque si sono ritirate lontano dalla costa, un'onda gigantesca, alta più di 100 metri, ha travolto le isole vicine a una velocità di 160 km all'ora. La più grande delle onde che colpì Creta rase al suolo le città di Malia, Zakros e Phaistos, distruggendo gran parte della civiltà minoica. Il centro dell'isola è stato soffocato dalla lava raffreddata, rendendo il terreno sterile per decenni. Anche i terremoti hanno colpito Creta. A seguito di questa catastrofe, l'arcipelago di Santorini rimase disabitato per 500 anni. Innanzitutto, la ricca capitale, Akrotiri, aveva una cultura molto avanzata e un governo indipendente e laico. Gli abitanti di Santorini avevano acquisito molte conoscenze attraverso il commercio. L'architettura e l'urbanistica erano molto sofisticate e l'acqua era gestita in modo ingegnoso. A Santorini si trovano lo stesso tipo di rocce bianche, nere e rosse descritte su Atlantide. La popolazione sembrava unita e organizzata, poiché le persone e animali sono stati salvati in pochissimo tempo. I magnifici affreschi delle case mostrano un alto grado di civiltà, suggerendo che Akrotiri era il paradiso terrestre del suo tempo. La geografia dell'isola corrisponde a molti degli aspetti descritti da Platone: una struttura concentrica con un canale che conduce al porto, una terra ricca di acqua, come era Tira all'epoca. Infine, la civiltà minoica era all'apice della sua potenza e influenza. Nonostante le numerose somiglianze, alcuni elementi non concordano con la storia di Atlantide di Platone. Innanzitutto, Akrotiri non si trova oltre le colonne d'Ercole. Inoltre, Santorini ha la forma di un cono vulcanico, più che di una vasta pianura come suggerito dai dialoghi platonici. Infine, l'incongruenza maggiore risiede nel rapporto con il tempo, poiché i due eventi sono distanti più di 8.000 anni. La maggior parte degli scienziati concorda oggi sul fatto che le coincidenze tra le due isole risiedono nel fatto che la catastrofe di Santorini potrebbe aver fortemente alimentato la leggenda di Atlantide. Torniamo a Edgar Cayce, il famoso profeta del sonno che fu in grado di riferire dettagli molto precisi su Atlantide grazie alle sue sedute di ipnosi e alla sua presunta vita precedente come Atlantideo. Oltre al racconto preciso della caduta di Atlantide, il medium aveva annunciato che i resti del continente perduto sarebbero stati ritrovati nella regione di Bimini alle Bahamas, nell'Oceano Atlantico, intorno al 1968-1969. Cayce morì nel 1945 e la sua profezia archeologica si realizzò più di 20 anni dopo. Proprio nel 1968, tra i banchi di sabbia delle Bahamas,
furono scoperte possibili costruzioni sommerse e inspiegabili rialzi del fondale. Sono i resti di Atlantide? Il dibattito non è unanime, anche se la scoperta di questi resti sottomarini fa pensare a un'antica città sommersa, nessuna prova conferma tracce di attività umana. La teoria di Case era tuttavia supportata dalla leggenda del Triangolo delle Bermuda. Infatti, la zona, tristemente nota per le sue misteriose sparizioni, troverebbe una spiegazione nell'esistenza nei suoi fondali dell'isola di Atlantide. Si dice che i cristalli di fuoco degli Atlantidei continuino a irradiare dal fondo dell'oceano, causando anomalie negli strumenti di navigazione di aerei e navi nel Triangolo delle Bermuda. Oggi Atlantide rimane un enigma irrisolto. Anche se la scienza ufficiale non è convinta della sua esistenza, molti scienziati e ricercatori stanno lavorando per localizzare questo continente sommerso e per capire finalmente cosa fosse Atlantide. Grazie ai progressi della tecnologia moderna, della geologia, della paleontologia e dell'oceanografia, gli scienziati sono in grado di esaminare con precisione i fondali marini e arrivano sempre più risposte che arricchiscono la storia della città sommersa. Ma al di là del semplice fatto di distinguere il mito dalla realtà, la vocazione di Atlantide non sarebbe forse quella di divulgare le intenzioni moralizzatrici di Platone?